Eccoti qui, fratello. Che cosa ci fai qui? Ti stavo cercando. Sigurd. Dag è morto per difendere il mio onore. Così sosteneva. È stato uno stupido. Al mio onore non servono difese, poiché esso è ferreo, è puro. Gli ho offerto una via d'uscita. Ma... non dire altro del passato, dimenticalo. Una frattura profonda quanto la morte lo separa dall'oggi. Ho superato la prova, Eivor. Un supplizio di sangue e fiamme. Ma in quell'agonia io sono rinato. Credi che io sia meno di ciò che ero, ma non è affatto così. Sono ben più grande di prima. La mia mente è una fonte traboccante di profezie, di visioni che mi dicono chi sono. E per questo sono grato per le mie sofferenze. Sigurd, vorrei tanto capire, ma questo... tutto questo non ha senso per me. Basim ha visto qualcosa in me, così come Fulke. Malgrado la sua crudeltà, diceva il vero. Io sono più dell'uomo che ero e ben più della fragile figura che ti sta davanti. Devi guardare meglio, Eivor. A fondo. Solo allora scoprirai cosa hanno visto in me. Riesci a vedere chi sono davvero? Io... non capisco che cosa intendi. Guarda, poiché questo è il viso di un dio. Io vedo solo mio fratello e il mio più caro amico, tornato infine tra coloro che lo amano, dove è giusto che rimanga. Lo apprezzo, ma credo che il tuo sguardo sia annebbiato da un passato ormai svanito. Le nostre strade si sono separate tempo fa. Va. Desidero restare solo. Torna al mio banchetto e bevi per me. Festeggia i giorni a venire in nome mio.